So we told you the Pedro Hillebrand affair isn't finished because Pedro Hillebrand is over there in the pre-grid, as you can see, and his go-kart is over there, the kart number 59. And he will take part to the second heats of the World Championship for the KZ category, because Jordan Lennox Lamb was able to do appeal, and FIA accepted the appeal, so he will compete in this race sub judice. And I think nobody can stop him to take part of the race, but we will see, we will film everything in from now to the start of the race. So follow us in this very stressing pre-grid for this second heat. Stiamo registrando, ragazzi, stiamo registrando veramente. Vuoi parlare? Cosa vuoi dire? Che sei arrabbiato? Io faccio le interviste, facciamo come una volta, ti ricordi che tu non parlavi? Io facevo le domande, tu non parlavi, io davo le risposte. È una vecchia cosa che abbiamo fatto, un vecchio format. No, a parte gli scherzi, lo dico anche in italiano perché in inglese non mi è venuto così bene. Pedro Hillebrand è qui in pregriglia e vedete, Mattia, se riprendi anche, guarda, c'è una cosa incredibile che è la telecamera. Se tu riprendi anche a casa vedono, se tu invece ti giri e guardi tu ma non riprendi, la gente non vede, incredibile, è una cosa fantastica, l'hanno inventata poco tempo fa. Una bella puttana. No! Beep! Ho messo il beep. Mi stavi intervistando, sei andato via. Ma scusa, Franco, ti stavo intervistando. Bastardo. No, ma questo qui dorme, cazzo. Ma ti rendi conto con chi vado in giro io per il mondo? Dicevamo che è successo che Pedro è stato prima penalizzato di 5 secondi per il musetto, poi addirittura escluso dalla gara. Questo è l'appello, signori, chiudi l'appello che non si può leggere, è un documento. No, beh, però non c'è nulla di male, è un appello, hanno fatto appello perché appunto era stato escluso dalla gara Pedro Hillebrand, Jordan Lennox Lamb ha fatto appello e adesso prende parte sub judice alla seconda hit, perché è molto scioccante come news, l'abbiamo già detto nella news precedente, per il semplice fatto che Pedro Hillebrand nella Manche 1 era riuscito a recuperare diverse posizioni e a fare il miglior giro, addirittura oltre un decimo meglio del secondo miglior giro, quindi aveva messo in mostra un passo, diciamo, da pretendente al titolo mondiale, e vederlo escluso. Stai parlando per niente. Perché? Perché Max Verstappen corre a Zandvoort oggi. Ma noi siamo in Svezia, ma Franco, io non posso avere dei disturbatori di questo genere. Ho dei disturbatori in pista che non mi permettono di lavorare. Qui Noah Millel, che è stato velocissimo per tutto il weekend, e lì sullo sfondo Andrea Kimi Antonelli, che ha piazzato un'altra sassata ieri nelle qualifiche, facendo la pole position da novellino, novellino, piccolino, piccolino, rookie, rookie, ma intanto ha tirato una sassata a tutti, perché in pista c'era gente come Lammers, Federer, Hillebrand, Renaud Denne, cioè i nomi pesanti della categoria. Millel qui di fianco a noi, e il buon Andrea Kimi Antonelli ha fatto la pole position. Ma la questione adesso è tutta relativa a Pedro Hillebrand e alla sua seconda hit. Un'altra volta il disturbatore, posso col microfono lo allontano? È forse meglio. Charles Leclerc corre
a Zandvoort oggi. Anche, certo, certo. Max, di solito sì, quando c'è la Formula 1 corrono tutti e due. Tutti e due corrono. È vero, è vero. È tutto vero. So now we go back into the battle for the KZ World Championship, second qualified team of the UK Victoria Group on Phoenix and Mountain. The battle is going to be very exciting indeed for riders, but it will be very tricky right from the start of this second heat. We had a good battle in the previous race where we saw a very interesting battle and a very tight tussle for all of the competitors. For now though, it is going to be interesting to see what the drivers can do. So that's an important moment because we have the race director that is talking to Pedro Hillebrand. We can see Ronnie Sala, the Birrell Art boss. We can see Lorenzo Bo, Pedro Hillebrand mechanics, and Riccardo Massena, Charles Leclerc mechanic. They are talking to the race director, and I think that the race director doesn't want to let Pedro Hillebrand start the race. We can just wait because this is the moment, the right moment when they will take the decision. Yeah, no, well, not if you've been seen to do it. Yeah, I'm going to go.
We can show even behind the net how many people are here waiting for the decision. And we don't understand if they let Pedro Hildebrand start the race or not. Only two people are totally in another place. Andrea Chimentonelli and Noemi Lel that are not thinking to the decision of the FIA. Pedro has not the helmet when all the other guys have the helmet on, so you saw the crash of Latifi. We have again here Jordan Lennox Lamb. Ronnie Sala is talking to the race director. So Pedro Hildebrand will start the race. It seems that Pedro Hildebrand will start the race because he's preparing himself to start. It seems in this way. Now Ronnie Sala and Jordan Lennox Lamb are talking to one of the stewards. And it seems Pedro Hildebrand will take part to the race. So it seems FIA took the decision to let Pedro Hildebrand take part to the race. Who's going to win it? No way.
Big Luke! Andrea, sei stufo? Sei stufo, vuoi partire? Ovviamente voglio partire, purtroppo non si sa quando partiremo, però cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare. Che non è una cosa che ti viene bene aspettare, di solito tu sei uno più che va per le vie svelte, fa il giro e via, e invece sto giro ti tocca aspettare, un po' di noia. Purtroppo sì, vediamo adesso. Over there they are still talking. The Birelart owner and the Lennox racing team owner are talking to the FIA steward and the FIA race director. Pedro is still close to the go-kart, but he isn't in the seat like all the other drivers. From what is going on, it seems that the decision is taken, but they are still talking about I don't know what. But I think the decision is taken and Pedro Hillebrand will take part of the race, as we can see. If nobody will go in front to the go-kart of Pedro Hillebrand. Okay, this is the moment. This is the moment. The race director is asking to Pedro Hillebrand to move out from the starting grid. Now is the mechanic that is trying to understand. But I think the decision is taken now. So the race director was quite clear with his signs. And Pedro Hillebrand now is out from the race. So this is the moment. Pedro Hillebrand will not take part to the second heat and for sure will not take part anymore to the 2021 World Championship. Let's go to watch the second heat with all the other drivers. Thank you.